Avio News oggi ha visitato gli stabilimenti di Roma di Thales Alenia Space in vista del 26 marzo 2019, data della messa in orbita degli ultimi 4 satelliti della costellazione O3b, che garantiranno le telecomunicazioni nella fascia di terra compresa tra i due tropici, dove le infrastrutture di rete sono carenti se non totalmente assenti. Un successo per l'azienda che, come ha spiegato l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Donato Amoroso, ha nei satelliti per le telecomunicazioni il settore chiave dell'azienda, che occupano la maggioranza degli ordini annuali ricevuti. Non solo però, perché il lavoro dell'azienda, joint venture tra Thales e Leonardo, tocca anche il settore della difesa, del monitoraggio terrestre e dell'esplorazione spaziale, tramite la creazione di satelliti e lander per i programmi dell'ESA. Il valore aggiunto di O3b rispetto alle concorrenti è il fatto di non essere una costellazione geostazionaria di satelliti, permettendo così di connettere una porzione maggiore di terra e ad un costo decisamente minore, ha spiegato Stewart Sanders, vicepresidente esecutivo di SES. L'obiettivo è quello di fornire servizi di telecomunicazione a quanti più clienti possibili, non solo per internet, ma anche per connettere le infrastrutture e gli ospedali. Programma che tramite la connessione di rete è destinato a dare maggiori servizi e quindi più benessere anche a chi è in viaggio sugli aerei o sulle navi da crociera. La visita è proseguita nello stabilimento di produzione, dove è stato possibile vedere da vicino gli ultimi satelliti che saranno mandati in orbita, i quali, con le loro 12 antenne orientabili in maniera autonoma, garantiranno la connessione di rete in maniera totale ai clienti finali. Ma in Thales Alenia Space si guarda anche alla space economy, tant'è che i sarcofagi dei satelliti O3b sono standardizzati, così da ridurre al minimo i tempi e i costi di produzione, mentre ciò che cambia è il payload, adattabile alle richieste di ogni cliente.